aspettavo così. Non lo immaginavo, ma la pace che c'è fa sballare anche me. Il mio cuore ora sa volare lontano con la pace che c'è. Eccomi per il decimo live del settimanale. Qui abbiamo il Super Zen, il Tse che è arrivato per ultimo come rivestimento artistico, ma è il più significante, il più bello, perché è pieno di luce e comunica la cosa che è alla base dell'arte. La luce è alla base dell'arte, della vita, di qualsiasi cosa noi vediamo, percepiamo e ci nutriamo, ha a che fare con la luce. E lui, rivestito semplicemente di luce, acquista una maestà che è nel suo rango, è nel suo rango. Se noi lo giudichiamo male, o se lo giudichiamo in modo scabroso e abbiamo problemi a farci vedere vicino a lui, non mi ricordo più cosa volevo dire, però sì, è un concetto, perché lui ha parlato e ha simboleggiato Dio dall'inizio della memoria dei nostri avi, compresi noi. Lui ha sempre parlato di Dio in tempo remoto, nell'antichità, parla di Dio adesso e parlerà di Dio in futuro, ma non parla del Dio che esiste e basta, parla del Dio quando lo percepisce. E lo percepisci il creatore che c'è in ogni istante, anche in questo momento, in ogni respiro che io faccio e ogni essere umano fa, il creatore c'è, ma lo percepisci solo con l'attenzione e l'erezione del fallo, del cazzo, del c'è, vuol dire questo, attenzione, quando tu stai attento alla tua vita, a quello che stai sentendo, che proviene da dentro di te, tu non puoi non cogliere la divinità e tutti i suoi, attributi, tutto quello che gli appartiene, la pace, il benessere, la soddisfazione, l'eccitamento, l'entusiasmo, la voglia di fare, nonostante i problemi che ti si pongono davanti. Perché è come, è come quando eravamo bambini, no? Abbiamo giocato in tutte le situazioni, pioggia, vento, dolori fisici, no? Ma questi problemi non hanno mai impedito a noi bambini, a me bambino, di cogliere l'opportunità di giocare. E nella vita qualsiasi handicap ti possa girare attorno, finché hai un filo di respiro, tu puoi cogliere la suprema compagnia che un essere umano possa sperimentare. Il divino, che ti si svela solo quando tu cominci a fare attenzione a quel divino che dimora dentro di te e non è mai stato in nessun altro posto all'infuori del fatto di essere dentro di te. Qui finisco il CE, il settimanale, il live del CE, del Super Zen. Questo è il Super Zen. Donne, è arrivato il Super Zen. Quando lo guardi ti mette in pace perché comunica con la sua luce alla luce che hai nel tuo cuore. E questo è tutto. Grazie e arrivederci alla prossima puntata. Ed ora sparisco.